Radio Radicale, siamo con Camillo D'Alessandro di Italia Viva per parlare della polemica che ha riguardato i sondaggi sul Partito Democratico, sul centro-sinistra, che hanno evidenziato una crescita del Partito Democratico, hanno indotto il vice segretario del PD Orlando a dire che senza le scissioni il Partito Democratico sarebbe alla pari della Lega, che è il primo partito d'Italia. Allora, come ha trovato le parole del vice segretario del PD, che hanno aperto una polemica anche con Calenda, che ha risposto, diciamo, coi suoi modi al vice segretario del PD? Intanto io auguro che il PD cresca, non mi auguro che il PD non cresca, ma non devono giustificare la loro crescita attesa, che non c'è, con la responsabilità altrui. Stiamo parlando di chi ha rappresentato legittimamente la minoranza in anni passati del Partito Democratico e che non hanno mancato di bombardare quotidianamente dentro il partito e fuori il partito con una narrazione quotidiana sulla stampa. Il leader di allora, che era Matteo Renzi, il segretario di allora, più o meno sta riaccadendo anche oggi nei confronti di Zingaretti. Si è aperto anche un dibattito all'interno del Partito Democratico, del quale non ci entro, però la storia si ripete, cioè questa tentazione che non muore mai all'interno del Partito Democratico di bombardare chi guida il partito e quindi di portarlo poi a essere inaffidabile agli occhi dei cittadini. Noi Nasce Italia Viva anche per questo, non solo per questo. Italia Viva nasce per creare e paradossalmente per dare una mano al Partito Democratico, che sceglie di assomigliare un po' più al PDS-S, e quindi era necessario costruire un'alternativa riformista, alleabile, un'alternativa anche di alleanza per il Partito Democratico, che ha scelto, almeno in questa fase iniziale, di trasformare un'alleanza di governo in un'alleanza strutturale con i 5 Stelle, e la cosa non gli sta riuscendo bene, ma soprattutto sui valori fondamentali non gli sta riuscendo bene, sull'Europa, sul MES, sui decreti sicurezza. Insomma, le distanze probabilmente sono molto minori con noi che con i 5 Stelle, però la narrazione compulsiva vuole un PD che, se va bene, è merito loro, se va male, è colpa degli altri. Senta, come ha trovato le critiche di Orfini, che ha detto che il PD insegue troppo la Lega? Ma Orfini è una mente lucida, non per le cose che abbia detto in sé, in generale è intellettualmente onesto, pone dei temi quotidiani, non ha ritenuto e non ha condiviso la nostra scelta e quindi ancora di più va preso in considerazione per le cose che dice. Il problema del Partito Democratico oggi è che deve compiere una scelta, a mio giudizio, definitiva. Che coalizione vuole presentare all'Italia? Una coalizione riformista, coraggiosa, che il PD può guidare, oppure una coalizione che abbraccia il populismo per cercarlo di fare passare per buono e che poi però dai territori all'Europa le convergenze non si verificano. Un'ultima cosa che riguarda la mossa che ha fatto Franceschini di in qualche modo blindare Conte. Oggi in un'intervista dice che Conte ha tutto il suo appoggio e l'appoggio del Partito Democratico. Allora, questa è una mossa per in qualche modo disarcionare Berlusconi, che vuole in qualche modo cambiare la maggioranza e dare un segnale anche a chi vuole dialogare con Berlusconi, come potenzialmente potrebbe fare Renzi? Va ricordato che Franceschini è da sempre, da prima di questo governo, prima della nascita di questo governo, tra i maggiori sostenitori della tesi dell'alleanza con i 5 Stelle e di un'alleanza strutturale. E quindi è coerente in questa sua posizione, tra virgolette, di blindatura del presidente Conte. Poi credo che questa sua ultima recente uscita parli più che altro al PD o a pezzi del PD e non tanto all'esterno. Per quanto riguarda invece i dialoghi, è straordinario, questo è un paese straordinario. Quando Renzi parlava con Renzi e parlava con Berlusconi, tutti a partire da quelli che oggi governano il Partito Democratico, a segnalare la incompatibilità, il fatto che il partito veniva snaturato, il patto del Nazareno paragonato a una sorta di patto col diavolo.
E adesso leggo le interviste dei vari leader nazionali, a partire proprio da Orlando, che auspica un colloquio sempre più proficuo con i 5 Stelle e con Forza Italia. Stiamo veramente al paradosso, e si arriva al paradosso perché non si vuole affrontare il tema dei temi, e cioè che alleanza vuoi costruire non solo per governare oggi, ma per governare domani. Se scegli la via del riformismo, devi fare delle scelte. Se scegli un'altra via, devi farne altre. Quindi lei ritiene che sia sbagliata l'ipotesi di stringere alleanze più possibile tra PD e Movimento 5 Stelle, come vogliono Grillo e Zingaretti? Ma noi non lo crediamo dall'inizio. Abbiamo detto che si faceva questo governo per salvare l'Italia e per non consegnare l'Italia ai pieni poteri di Salvini. Lo abbiamo detto in tutte le salse e in tutti i modi. Dopodiché è legittimo, per carità, da parte del PD immaginare un'evoluzione diversa e un'alleanza strutturale, dunque politica, con i 5 Stelle. Però è chiaro che i cittadini chiederanno: ma come fate a stare insieme se per esempio votate in modo diverso in Europa? Come fate a stare insieme se per esempio la pensate diversamente sui decreti di sicurezza? Come fate a stare insieme se non riuscite a mettervi d'accordo su alcune misure che sono sostanziali, non di contorno? Ecco, questo è il punto politico. Se si risolve questo punto politico, la cosa la comprendono gli italiani, altrimenti francamente incomprensibile. Bene, io la ringrazio, grazie a Camillo D'Alessandro di Italia Viva. Grazie.